Dopo Napoli e Teramo, Firenze ha ospitato la Carta al Tesoro, una gara a squadre che si è svolta fra l'area verde del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Parco delle Cascine, organizzata dal Consorzio Comieco in collaborazione con il Comune di Firenze e Alia Servizi Ambientali. Obiettivo della manifestazione è informare e sensibilizzare i cittadini, a partire dai più piccoli, sul valore del riciclo della carta e del cartone e sull'importanza di fare la raccolta differenziata e di farla bene. Separare tutte le volte che si ha in mano un imballaggio di carta e cartone e mettere nel bidoncino della raccolta differenziata o nel cassonetto solo la carta e il cartone, perché da lì parte un percorso di riciclo che ha la sua destinazione in una cartiera. Tra le cose, la Toscana è un polo cartario importantissimo che proprio vive, per quanto riguarda la produzione di imballaggi cellulosici, vive di macero, quindi si alimenta con la raccolta differenziata. Carta al Tesoro ha accolto i partecipanti al gioco nell'area verde del Teatro del Maggio, dove era stato allestito anche un laboratorio per bambini e lo spazio per la sfida finale del Ricicla Tutto. La gara si è sviluppata invece lungo un percorso all'interno del Parco delle Cascine. Grazie a una mappa ricevuta alla partenza, le squadre hanno raggiunto 5 checkpoint dove hanno dovuto superare prove quiz. I team che hanno garantito le migliori prestazioni si sono contesi la vittoria nel Ricicla Tutto e i primi 3 classificati sono stati consegnati premi in buoni spesa per 3.000 euro. Non finiremo mai di imparare, ci ha fatto piacere stare in una specie di gioco e di tornare bambini. Investite sui bambini, sulle scuole, portateli fuori nei campi, nei prati, a insegnargli anche le piante, gli alberi, cioè quello che esiste, gli animali, perché il futuro non è bello per loro. Perché l'educazione al riciclo ci sa solo se si capisce che una cosa è pericolosa, una cosa può essere dannosa, che cosa succede insomma al riciclo. È importantissimo l'educazione, è cultura. Secondo l'ultimo rapporto del Consorzio Comieco, fra il 2020 e il 2021 la raccolta di carta e cartone a Firenze ha superato le 29.744 tonnellate. Su Firenze, insieme al gestore dei servizi, Alia Servizi Ambientali Spa, abbiamo dalla fine del 2020 messo in atto il nuovo piano di raccolta dei rifiuti, Firenze Città Circolare, l'abbiamo chiamato proprio così per puntare, ecco, su una sensibilizzazione sui temi ambientali, e devo dire che i nostri cittadini hanno risposto davvero in modo virtuoso, perché la raccolta differenziata, dove abbiamo trasformato il piano, è passata dal 53,8% al 79%. L'altro, Alia, sul tema carta e cartone sta sviluppando tutt'oggi nuovi progetti, abbiamo una nuova piattaforma in programma, stiamo facendo un enorme lavoro con l'impianto Real a Empoli che dà veramente ottimi risultati. Lì abbiamo un recupero rispetto alla differenziata che facciamo, che è più dell'85%, quindi un risultato importantissimo. I comuni che stipulano la convenzione con il Comieco ricevono corrispettivi economici importanti. L'anno scorso, per quello di Firenze, si è trattato di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Quindi abbiamo un vantaggio ambientale importante, un vantaggio economico sia proprio per la vita di tutti i cittadini di Firenze e della Toscana che fanno la raccolta differenziata, ma anche proprio in termini di risorse che vengono reimpiegate nella produzione di nuovi imballaggi, e quindi in questo modo creano ricchezza e c'è un indotto molto importante intorno alla raccolta di carta e cartone. Quindi è un gesto semplice che può sembrare banale, ma che innesca un processo industriale economico veramente importante.